Ciao a tutti, questo è Il Viaggio col Tubo. Siamo al porto di Townsville, pronti per partire per Magnetic Island. Magnetic. E questo è il nostro van, ce lo portiamo dietro. Quanto costa? $178 andata e ritorno, se volete portarlo con voi, ma dovete farlo solo con la compagnia Fantastic qualcosa. Fantasy, questi sono i biglietti. Se non volete portarvi il van, volete andare solo a piedi, comunque vi consigliamo questa compagnia, Fantasy. Non preoccupatevi degli spostamenti, ci sono i bus. E volendo potete noleggiare le Tropical Topless, che no, non sono queste, no. Sono queste macchinette. Vi mettiamo un link in descrizione se lo troviamo. E se non vi piace il rosa, credo ci sono anche in verde. Sì, ci sono anche in verde. Quando si prende il biglietto d'andata bisogna dire anche quando si vuole tornare, se il biglietto è andata e ritorno, perché appunto loro devono sapere se c'è posto per voi. E noi saremo soltanto oggi e domani torneremo alle 5 di pomeriggio, quindi cioè venite già organizzati, dovete sapere quanto tempo volete stare sull'isola, ecco. Tutto qua. E ci vediamo sull'isola, dai, direttamente. O sul traghetto, come volete. Allora, eccoci qua, siamo arrivati su Magnetic Island, abbiamo subito fatto strada dal traghetto all'accommodation dove stiamo, che si chiama Bungalow, Koala Village. Esatto. Abbiamo preso il terreno per la tenda. Unpowered. Senza corrente, $16 a persona per notte. Vi danno questo da mettere davanti alla tenda, così sanno che avete pagato. Basta, è l'unico posto dove si può fare campeggio, quindi è il più economico che c'è. Esatto. E facciamo vedere un po' la struttura qua com'è. Seguiteci. Allora, eccoci qua, praticamente qui siamo al camping ground. Dice Vanilla, adesso mangiamo, poi piantiamo giù la tenda giusto per occupare il posto, perché poi Vanilla ce lo portiamo via. Mettiamo giù anche tavolo, sedie, facciamo qualcosa di carino questo giro. E c'è la piscina, ma è soltanto ad uso di quelli che hanno la casetta. Poi faccio vedere la zona delle casette, che è molto molto carina. Adesso vado a cercare Martina perché penso stia cucinando. Devo essere onesto, mi piace molto questo posto, non me lo aspettavo così. Cioè mi aspettavo invece una cosa, nel senso, se prendi la casa, il bungalow, allora ti diamo il comfort. Altrimenti no, invece c'è la cucina, ci sono i bagni, ci sono le docce, la lavanderia. Quindi noi adesso mangiamo e ci vediamo dopo facciamo vedere ancora cose. Cosa stai facendo, Marti? Spiega un po'. Allora, siamo... Dov'è che siamo? Magnetic Island. Sì, no, siamo a Brennan Point, su Magnetic Island. E qui ogni giorno alle 5, più o meno... Piano. Vengono fuori tutti questi wallaby delle rocce, perché la gente viene lì da mangiare. Noi ci siamo portati il cibo per i palimelon... Che avevamo ancora dalla Tasmania. Altrimenti portate le mele. Mi raccomando, non portate cibo schifezza. Tutte cose naturali per questi animaletti. Bene. Che schifo, una zecca gigante in bocca, sì. Siamo all'Hotel Arcadia, non alloggiamo qui, però siamo venuti perché? Perché oggi è mercoledì e mercoledì c'è un evento speciale, una gara. Una gara. Non importante come la Melbourne Cup. Ma ci sono degli animali, quindi sì. andiamo a vedere. Si comincia con la presentazione dei rospi, in cui si vede ogni animale quanto è veloce e quanto è reattivo. Ok, questo non lo è molto. Poi c'è l'asta per aggiudicarsi il rospo. Five.
E quando tutti i rospi sono stati assegnati, può partire la gara. La regola praticamente è una: il primo rospo che esce dal cerchio grande ha vinto e la persona che se l'era aggiudicato all'asta si becca tutto il malloppo. Ok, dopo esserci andati a lavare le mani perché i rospi sono velenosi. These are the poison sacks here. Okay? Giro verso il bordo. Tieni stretto. Ok. Vi salutiamo dall'hotel Arcadia su Magnetic Island. Grazie per aver guardato il video. Mi piace, se vi è piaciuto. Se vi è sembrata una cosa particolare. E ci vediamo al prossimo video, sempre su Magnetic Island. Ciao! Ciao!